Ragazzi, bentornati. Anche oggi parleremo di Nintendo Switch e di giochi in saldo. Ma questa volta sul serio, perché vi proporrò 10 titoli scontati sull'eShop a meno di 2 euro l'uno. Quindi sì, oggi un video davvero poraccio. Prima di iniziare, un piccolo avvertimento. Ho cercato di selezionare tutti i titoli meritevoli di attenzione, ma a queste cifre non aspettatevi necessariamente i capolavori della vita. Farò di tutto comunque per evidenziare pregi e difetti di ogni gioco. Quindi prima di iniziare lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi e vorreste vedere altri video di questo tipo. Partiamo! Iniziamo col botto con Invisigun Reloaded a solo 0,99 centesimi. Si tratta di un gioco di combattimenti ad arene a schermate fisse, alla Bomberman per intenderci. La particolarità di Invisigun è che tutti gli sfidanti saranno invisibili. Gli unici momenti in cui si potrà capire la posizione dei personaggi sarà quando si andrà a sbattere contro un muro o un ostacolo, e i giocatori diventeranno visibili quando spareranno un colpo. Ogni combattente poi avrà la sua abilità speciale che lo differenzierà parecchio nel playstyle dagli altri concorrenti, aggiungendo un ulteriore grado di complessità al gameplay. Inizialmente infatti il gioco non è di semplice approccio e la curva di apprendimento è piuttosto ripida. Una volta capite le meccaniche base però, Invisigun è una divertentissima rivisitazione di un grande classico che ovviamente punta molto sul multiplayer, disponibile anche online. E visto che ci siete, stasera lo porterò in live su Twitch, così per farci un'idea insieme di cosa da offrire questo titolo indie al costo di un caffè. A proposito di divertimento e multiplayer, per un bel party game locale vi consiglio Muddle Dash, disponibile al prezzo di 1,69€. In questo simpatico platformer l'obiettivo è quello di sfidare gli altri giocatori in una corsa attraverso un labirinto in 2D generato proceduralmente. Ma non basta arrivare primi alla festa, bisogna infatti portare a destinazione il regalo. Immaginate Muddle Dash come una sorta di incrocio tra un racing game e un cattura la bandiera, tra polipi. Meccaniche semplicissime, stile grafico parecchio ispirato e prezzo contenuto, tre fattori che fanno di Muddle Dash un ottimo consiglio per gli acquisti. Suicide Guy invece è scontato a 1,75€. Si tratta di un puzzle game in prima persona dove l'obiettivo è quello di far suicidare il protagonista. Tramite l'interazione ambientale bisognerà dare il via a una serie di eventi che porteranno alla disfatta del nostro avatar per svegliarlo dal torpore in cui lo ha gettato la televisione. Il gioco non fa gridare di certo al miracolo graficamente e il gameplay è afflitto da comandi imprecisi, ma Suicide Guy presenta ben 25 livelli diversi, ognuno tematicamente ispirato a delle icone della cultura pop, siano essi film, cartoni animati o anche videogiochi. Per 1,31€ è disponibile anche il suo seguito, ma Sleeping Deeply non è altro che un more of the same. I livelli sono leggermente più complessi, ma stavolta saranno drasticamente ridotti di numero, da 25 a 6. Insomma, considerate l'acquisto solo se Suicide Guy vi ha appassionato e avete ancora voglia di uccidere il povero protagonista. Per 1,99€ vi consiglio anche Thief Simulator, ma con qualche riserva. Il gioco, come suggerisce il titolo, è un simulatore di ladro e consiste nello svaligiare le case senza farsi beccare, per poi rivendere al mercato nero il nostro bottino. Importante è la fase di preparazione e di raccolta informazioni per essere sicuri di non essere scoperti durante le malefatte, e i soldi ricavati dalle vendite ci consentiranno di acquistare nuovi gadget che faciliteranno i furti. Purtroppo il gioco su Switch non solo ha subito un notevole downgrade grafico, ma anche afflitto da numerosi problemi tecnici, tra cui frequenti crash e un sistema di controllo a dir poco approssimativo. Se avete adorato Mario & Rabbids e siete in attesa della collection di XCOM 2, allora Phantom Doctrine, disponibile al prezzo di 1,99€, potrebbe fare al caso vostro. Lo strategico a turni richiama i film di spionaggio anni 80 e presenta tutti i tratti tipici del genere. Si differenzia dal più noto lavoro di Firaxis Game per l'impostazione stealth delle missioni della campagna principale, così vasta e complessa da arrivare ad impegnare il giocatore per una quarantina di ore. Ad un prezzo del genere, un vero affare. Visto che sono un amante del genere e anche un po' nostalgico dei tempi andati, non potevo non consigliarvi Saturday Morning RPG a solo 1,59€. Immaginatevi una vera e propria lettera d'amore alla cultura pop degli anni 80, in particolare ai suoi cartoni animati, e inseritela all'interno di un JRPG di stampo classico che nel combat system riprende a piene mani dai pilastri del genere, come ad esempio Super Mario RPG. Il risultato è Saturday Morning RPG, un'esperienza lineare ma divertente, divisa in 5 episodi dalla durata complessiva di circa 6 ore di gioco. Attenzione però che a tratti il titolo presenta dei picchi di difficoltà che potrebbero risultare frustranti per alcuni.
E chiudiamo con una rapida carrellata di 3 titoli a 0,99 centesimi. Super Hero Fight Club Reloaded è un brawler 2D in pixel art incentrato sul multiplayer in locale, con ben 17 combattenti, che sono caricature di noti personaggi, e 61 stage differenti ricchi di pericoli ambientali, il gioco presenta una grandissima varietà di situazioni. Wrecked invece è un gioco di auto in 3D incentrato su trick e acrobazie. Se le premesse possono ricordare Rocket League, il gameplay sposa la formula popolarizzata dalla serie di Tony Hawk. Quello che sorprende, nonostante la semplicità del gameplay, è la mole di contenuto sbloccabile tra arene e personalizzazione dei veicoli. E per finire vi consiglio The Way Remastered, un cinematic platform in pixel art graziato da una narrativa avvincente e una buona longevità. Come da tradizione per il genere, aspettatevi un gioco punitivo e spietato, che vi metterà in crisi in più di un'occasione, anche grazie, o per colpa, dipende dai punti di vista, di puzzle logici tutt'altro che scontati. Io personalmente l'ho adorato. Poracci, si chiudono qua i consigli per giocare tanto spendendo poco su Nintendo Switch. Vi aspetto nei commenti, come al solito fatemi sapere se prenderete qualcuno di questi giochi o se magari avete altro da consigliare. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Io sono il Poro Michele, per 2 euro, ciao!